la mattinata che si va completando con i prestigiosi interventi che cerchiamo in qualche modo di anticipare rispetto a quello che verrà detto poi in sede di dibattito. Allora, abbiamo raccontato del nostro bel paese e di quanto tra pubblico e privato si possa fare per i nostri beni culturali immateriali e immateriali. Volevo da lei anche il suo punto di vista relativo all'intervento poi che svolgerà e svilupperà in sala. Dunque, questo intervento sarà incentrato su una ricognizione della legislazione in materia di beni culturali, fino ad arrivare al codice urbani del 2004 e agli ultimi provvedimenti del ministro Franceschini. E soprattutto è un intervento che vuole mettere in discussione la filosofia di esclusivamente pubblicistica o prevalentemente pubblicistica che fino adesso ha caratterizzato la valorizzazione, la gestione e tutela dei beni patrimoniali, perché credo sia indispensabile che in maniera coraggiosa si apra finalmente in maniera determinante e determinata anche all'ingresso dei privati nella gestione e valorizzazione dei beni culturali. Ecco, questo infatti è un elemento molto importante che talvolta negli interventi precedenti è venuto fuori. Quando noi contempliamo intervento privato, che cosa intendiamo e quali possibilità diamo realmente a questi privati, non solo come investitori, ma anche proprio come persone che sentono profondamente questa esigenza, per interessarli, per essere motivo appetibile noi Paese Italia? Gli diamo l'opportunità di poter addurre utilità finanziarie, quindi impegnare utilità finanziarie, sì, nella gestione e valorizzazione dei beni, dal momento che noi abbiamo un enorme patrimonio culturale unico al mondo e consente questo ai privati, attraverso la valorizzazione del patrimonio, anche di valorizzare il messaggio che ciascun imprenditore vuole comunicare. L'esempio che viene in mente è quello delle sponsorizzazioni, ma molto altro si potrebbe fare, perché per esempio per quanto riguarda la gestione di gallerie, di poli museali e quant'altro, si potrebbe immaginare che un coinvolgimento attivo dei privati, non soltanto a livello di sponsorizzazione ma di gestione diretta, consentirebbe di immettere nel circuito delle belle arti, delle attività culturali, una mentalità imprenditoriale che consentirebbe una migliore finalizzazione di questi beni e un utilizzo sicuramente più redditizio. Oggi è emersa una cosa fondamentale che almeno nel paese Italia, per certi versi, nel cittadino in erba, quello che sta crescendo, manca un pochino la coscienza, no, di vivere in un paese che è un po' un museo a cielo aperto. Personalmente, dal suo punto di vista, che cosa possiamo fare per essere più incisivi sulle nuove generazioni a formare una coscienza proprio che magari sia anche preparatoria a quello che lei diceva dell'imprenditoria privata che investe sul bene culturale? Bisognerebbe cominciare non soltanto con un coinvolgimento delle nuove generazioni a livello meramente teorico, che pure è importante, perché la formazione della cultura passa anche per la conoscenza di quanto c'è in questo paese, ma io direi anche a livello direttamente gestionale, cioè un coinvolgimento delle scuole, degli istituti di istruzione, delle problematiche della gestione è fondamentale. Insegnare quindi non soltanto quali sono i beni culturali, che rilevanza hanno, ma insegnare sul territorio, sul campo, a vedere cosa significa stare dentro un museo, andare in una galleria d'arte, gestire questa galleria d'arte, svolgere anche servizi che possono sembrare strumentali ausiliari, quali quelli di vigilanza o altre cose. Si parla tanto dell'esigenza di impegnare diversamente l'orario scolastico o le attività scolastiche in periodo non di scuola, quello estivo. Penso che per esempio un periodo passato in un museo, anche con attività di vigilanza, di supporto, di informazione per i ragazzi delle scuole superiori durante l'estate, potrebbe essere un'ottima risposta. Benissimo, grazie. Il bene culturale non è un bene materiale, ma immateriale. L'essere testimonianza, l'ente valore di civiltà, è entità immateriale che inerisce ad una o più entità materiali, ma giuridicamente da queste distinta, nel senso che essa è supporto fisico, ma non bene giuridico. Questa sintetica citazione ci consente innanzitutto di cominciare ad orientare questo orientamento è un falso orientamento, perché il ragionamento che sto per svolgere si dipanerà attraverso un altro percorso, la vexata quest sulla materialità e immaterialità dei beni culturali, che è quella che ha grosso modo percorso l'evoluzione legislativa sulla quale appunto intendo soffermare la vostra cortese e paziente attenzione, l'evoluzione legislativa che ci ha condotto fino alla legislazione dei nostri giorni.
mi permetterò anche di dare due indicazioni di carattere propulsivo, come dicono quelli che parlano bene di iure condendo, su quelli che potrebbero essere gli scenari evolutivi che potranno consentire una diversa valutazione e connotazione del bene culturale da qui in futuro. Ritengo che il governo del presente, così come il programma o il progetto del futuro, non possa prescindere dalla conoscenza del passato. Conoscere il passato, acquisirlo, farlo diventare parte del patrimonio genetico di ciascuno di noi, è la condizione essenziale per poter vivere in maniera più accettabile il proprio presente, soprattutto per poter svolgere una accettabile attività di programmazione del futuro. La coscienza non del passato troppo spesso dimenticate o troppo spesso affidate a critiche o a valutazioni che sovente non prescindono dalla pesantezza del politica di corretto. Ecco, la conoscenza del passato è invece una cosa assolutamente importante.